e piegati e tieni premuto. Senti l'allungamento. Di lato. Oh, voglio un nuovo partner per gli allenamenti. Fa sudare tanto, eh? Puoi dirlo forte, sì. Mi sento stordito. Alex, stai bene? Chi parla? Dove sono? È colpa mia! Oh, cavolo! Mi serve del deodorante! Ma certo! Comincerò con questa spugna esfoliante e un po' d'acqua. Adesso mi serve del sapone. Strofinerò prima la spugna sul sapone e poi sotto le ascelle. Adesso prenderò dell'argilla e aggiungerò del succo di limone. Li mescolerò per bene. E una volta che è omogeneo, si passa alla fase successiva. Lo stenderò con un pennello sotto le ascelle. Aspetterò che si asciughi. Cavolo, che bell'aspetto! E adesso userò la spugna per toglierlo. Che buon odore! Sei pronto per cominciare? Stai indietro, mi hai sentito? Sono armato di deodorante per ambienti. È tutto ok, non vedi? Deciderò io se è ok. Ah, ok, sì. Alleniamoci. A volte basta un solo sguardo allo specchio per capire che c'è qualcosa che non va. Perché le mie labbra sono così secche? Scusa, ti richiamo dopo. Che figura! Ora cosa faccio? Ho la pelle tutta screpolata. Ma non voglio spellarla. Il balsamo per le labbra dovrebbe aiutare, non è vero? Beh, non c'è da stupirsi che le mie labbra siano screpolate. Ma qui non c'è più niente. Ma mi va tutto male. Dovrò usare il rossetto. Ma è finito anche questo. Immagino che le mie labbra non abbiano speranza. A meno che... Pulisci il contenitore vuoto del balsamo per le labbra e mettilo da parte. In un piattino, mescola un po' di olio di cocco, vaselina e un pezzetto del tuo rossetto preferito. Perfetto! Una volta che la miscela si è sciolta, versala nel contenitore vuoto del balsamo per le labbra. E ora mettila in frigorifero per farlo indurire. A presto, piccola! Eccomi! Sei perfetta! È ora di fare una prova. Ma devo metterla dal verso giusto. Ecco. Ammazza, ne avevo proprio bisogno. Oh, ma che bello sguardo. Tu sì che hai salvato la mia giornata. Oh, devo richiamare Vicky. Ed ecco, sono perfetta. Questa stanza è un disastro, che schifo. Renditi utile e raccogli i tuoi vestiti. E forse più tardi, ciao ciao. Che cosa? No, torna subito qui. Non faccio altro che pulire dietro a lei. Oh, ma andiamo. Va bene, metterò in ordine. Ma quanti trucchi ha? Non finisce più. Vorrei essere pagata per fare tutto questo. Wow, insomma, ma guarda quante spugnette sporche che ha! Sul serio, anche qui sotto! Penso di averle prese tutte. Oddio, sono troppo vecchia per fare questo. Tanto vale raccogliere anche i vestiti. Sul serio! Devo assolutamente parlarle. Andate dentro, su. Come se non avessi altro da fare. Grazie al cielo per la lavatrice. So io come pulire velocemente le spugnette. Metterò le spugnette in un secchio o una bacinella. Aggiungerò un misurino grande di smacchiante. Poi ci verserò sopra dell'acqua.
Guarda tutte queste bolle. Sembra che stia funzionando. Una volta che si sono inzuppate, svuoterò tutta l'acqua. Le risciacquerò con dell'acqua per rimuovere i residui di detersivo. Le strizzerò e saranno belle e pulite. Ah, ha funzionato! E ho anche risparmiato tempo. Oh, dimenticavo! Mi servono questi. Che cosa? Ma che è successo? Mickey! Ok, adesso il mio stand dei gelati è finalmente finito. Ah, ma guarda un po' laggiù. Ah, mi sta fissando? Ehi, gelati, venite qui a prenderlo. Sì, ecco il tuo cono gelato. Grazie mille e buon appetito. Ciao! Gelati freschi e deliziosi, sono oggi! Sì, il mio gelato ha avuto un sacco di successo. Uno per te e uno per te. Che cosa, non posso credere che abbia così tanti soldi! Ehi, ho qui un bel gelato, è delizioso! Perché nessuno vuole comprare il mio gelato? È altrettanto buono! Aspetta, forse è il mio look! Ok, comincerò con il colore degli occhi. Penso che sceglierò il blu. E adesso userò uno dei miei coni. Ho ripassato il cono e adesso mi servono alcuni tovaglioli e del lattice liquido. Stropiccerò la carta e la intingerò nel lattice. Adesso la metterò attorno al cerchio che ho disegnato. Mi assicuro di farlo intorno all'intero cerchio ed ecco qui. Adesso mi serve di nuovo il cono. Lo metterò nel punto che ho tracciato. Userò questa matita bianca per tracciare una linea lungo tutta la faccia, fino alle labbra e al mento. Così dovrebbe andare. Adesso con la tavolozza di vernice rosa e un pennello, ricopro tutta la carta che si è asciugata. E adesso aggiungiamo gli sprinkles! Li spargerò sul cono e la vernice. Li metto anche sulle labbra e sulle palpebre. Fatto! Sembra che io abbia un cono fuso sulla faccia, sì. E adesso torniamo a vendere il gelato. Gelati! Ho del buonissimo gelato! Wow, ma guardala! Voglio prendere il gelato da lei! Oh, ma che bel trucco! Wow! Grazie, ecco il tuo gelato. Anch'io, per favore, vorrei un cono. Oh, questo gelato è così buono! Ah, che diamine! Beh, posso farlo anch'io! Ecco, vedi? Che ne pensi adesso? Ehi, davvero una bella partita! Vero? Adoro giocare contro di te! Anch'io, giochiamo ancora! Oh, il basket! Mi piace! Posso giocare anch'io? Non credo, è uno sport da ragazzi! Oh, ma che cavolo! Guarda che io sono brava! I ragazzi sono così stupidi! Aspetta un attimo, e se io... Sì! Fammi togliere tutti gli accessori. Bene, adesso rimuovo il trucco. Devo togliere anche le ciglia. Addio, luccichio! Adesso il mio viso è tutto pulito. Sono una tela bianca pronta per un nuovo look. Comincio con le sopracciglia. Le modello in modo che sembrino più spesse e selvagge. Adesso il contouring. Traccio delle linee qui. E poi devo uniformare il tutto. Adesso sistemerò le ciglia. Aggiungerò un pochino di fondotinta. E adesso mi serve un po' di nero. Aggiungerò dei piccoli puntini proprio qui. Voglio creare i peli della barba. Mi farò tutta la mascella e il mento. Ho finito. Manca solo una cosa. Il cappello nasconderà i capelli. Allora che ne pensi? Pensi che ci cascheranno? Sembro un ragazzo? Penso che questa sia una delle mie migliori trasformazioni. Dovranno farmi giocare adesso. Ehi, voglio fare qualche canestro. Oh, vuoi giocare? Ottimo lavoro, fratello! Che mi dici adesso? Non sono un fratello. Dovevi lasciarmi giocare sin dall'inizio. E allora giochiamo, sì. Ma caramelle, vi amo. Deve essere qui da qualche parte. Qui? No. E qui? No. Dai! Delizioso marshmallow, preparati a incontrare il mio stomaco. Eh? È svanito. Fa niente, ce ne sono altri. Cosa sta succedendo? Questi sono perfetti. Oh, scusa, ho un appuntamento e non riesco a trovare i trucchi, quindi userò il cibo. Ma come farai a... Ho bisogno di questi e di altre cose ancora. Ah,
Aspetta, questo andrà bene. È proprio strana, io me ne vado. Barbabietola, quello che mi serve. Ok, è ora di mettersi al lavoro. Crema pasticcera. Metterò la crema in una ciotola con un po' di farina e acqua. Mescolerò bene fino a formare una pasta. Proprio così. Questo marshmallow sarà un ottimo pennello. Lo immergerò nella crema e l'applicherò al viso. Un fondotinta dall'aspetto e dal sapore eccezionali. E dopo? Oh, lo so! Del gustoso cacao. E mi serve un altro pennello. Lo stenderò sopra la crema. Ora l'altro lato. Sono anche meglio dei miei trucchi. Oh, le sopracciglia! Devo fare qualcosa. Userò ancora un po' di cacao e un po' d'acqua. Questo stuzzicadenti mi sarà utile. Riempirò le sopracciglia. Chi ha bisogno di costosi trucchi? Perfetto, è ora di ravvivare le cose con la curcuma. Una spruzzata di olio d'oliva. E mescolerò. E ho realizzato un ombretto fatto in casa. Amo questo colore! Oh, e ora la barbabietola! Aggiungerà colore alle mie guance. Del fard sano! Questi Skittles saranno perfetti! Invece di mangiarli, saranno il mio rossetto! Ecco, penso di essere pronta! E un'ultima cosa? È ora del mio appuntamento! Sei bellissima! Posso baciarti? Pensavo che non me l'avresti mai chiesto! Prendetevi una stanza! Sei un bravo baciatore! Che schifo! Scusa, è molto amichevole! Dovrebbe lavarsi i denti, il solito! Che splendida giornata! C'è un bel sole, mi sento bene, ho i capelli favolosi e mi rilasso in piscina! Voglio proprio sfoggiare i miei capelli. Ah? Non se ne parla! Devi indossare una cuffietta, ecco. Ma oggi ho i capelli perfetti e questa è... è orrenda. Sta pure stretta. Basta piagnucolare, indossala. Quasi, ci sono quasi. Non è per questo che mi pagano. Lascia che ti aiuti. Guarda, impara. Basta immergere la cuffia in acqua. Così, la riempio per bene e poi via, dritta sulla tua bella testolina. Arriva! Oh, è freddissima! È a posto, ma dai! Incredibile, grazie! Ho solo fatto il mio lavoro. E guarda che tuffo! Che caldo fa, devo rinfrescarmi. Oh, una bella bibita! Ne prendo solo un sorso, neanche lo noterà. Buona! Ma è l'ultima goccia, non posso sprecarla. Che bontà! La rimetto dov'era? Il delitto perfetto. E adesso un bel bagnetto in mare. Arrivo, bagnetto, arrivo! Ah, che bel sonnellino. E che sete, però. Ah? Vuota! Già finita! Scommetto che è stata lei. Ma dov'è? Dovevo portarmi la paperella. Oh, se la vedrà con me, devo scavare una buca. Oh, se avessi secchiello e paletta sarebbe un lavoro più facile. Chissà se c'è un tesoro nascosto qui. Direi che per il momento può bastare. Ehi, il mare è fantastico, ma dov'è finita? Forse è andata a comprare un'altra bibita? Ah. Ti ho presa! Ah, aiuto! Ci sono i mostri! Aiuto! Odio la spiaggia! Deve essere qui da qualche parte. Eccoti! Oh, eccoti! Amore, sto arrivando! Oh no! Il sandalo! No! Che figura!
Ho tutta la sabbia in bocca, che schifo! Forse non mi ha vista? Ti sei fatta male? Che ridere, però! È così, eh? Me ne vado a casa! Aspetta, hai lasciato il sandalo! Si è rotto. Ma forse lo posso aggiustare. Rimettiamo questo al suo posto. Poi rimuoviamo la linguetta dalla lattina. La sistemiamo qui e stringiamo. Ecco com'è nuovo! Non posso credere che abbia riso della mia caduta. E mi si è anche rotto un sandalo. Giornata da buttare. Oh, eccoti finalmente! Ho qualcosa per te! Aggiustato, vedi? Lascia che te lo metta io. È così romantico come in una favola! Sei stupenda, anche con la sabbia tra i capelli. Quante belle cose mi dici! Quello è uno squalo? Non vedo l'ora di tuffarmi. Occhialoni a posto! Sì! Sono pronta! Ai, ai, ai! Accidenti, dannati sassi! Non fa tanto male, non fa tanto male, devo resistere! Ce l'ho fatta! Adesso finalmente un bel bagno! Con questo completo tutto nero nessuno mi noterà! Non desto alcun sospetto! Che cosa abbiamo qui? Dolcetti, una palla, soldi, bingo, miglior bottino del giorno! Ehi, quella è roba mia! Fermati! Al ladro! Devo uscire subito! Oh? Hai detto qualcosa? Non ti sento! Vuoi che prenda tutto, hai detto? Grazie, i dolcetti sono buonissimi! E ora via! Ci sono quasi! Niente sassi! Au! 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 Se la sta prendendo comoda! Faccio in tempo a prendere anche il telefono, la borsetta e la mascherina, grazie! No, fermati! Ridammeli! No! Oh, tutte le mie cose! Oh, sono ancora qui! Questa palla da tennis mi sarà utile. Serve prima un barattolo, poi un po' di colla sul coperchio. E ci incolliamo sopra la palla da tennis. Adesso posso tenere al sicuro tutte le mie cose. Una volta chiuso il barattolo, lo seppelliamo così. La pallina da tennis mi indicherà dove è sepolto il tesoro. Perfetto, nessuno mi rovinerà la giornata. Tranne voi, stupidi sassi. Au, le ginocchia! Ma non posso essere bella senza allenarmi. Beh, conosco un modo. Ecco un altro trucco inventato dalle ragazze per sopravvivere. Così dovrebbe andare. E adesso allenerò la bocca. La colazione dei campioni in arrivo! Le diete non devono essere rigide. Ed io mangio quello che voglio. Oh, sto morendo di fame. Una mela al giorno toglie il medico di torno. Non è un male essere cauti. Anche un solo spicchio va bene. E ci sono zero calorie. La cena, signorina. Un solo cavoletto di Bruxelles. Grazie. E buon compleanno a me. Devo godermelo. Che buono. Almeno due morsi. Interessante. È ora di fare la nanna. Buonanotte. Ho fame. Devo trovare cibo. Wow, sta succedendo. La dieta mette così tanta fame. Carboidrati, mi siete mancati. Fatevi mangiare, adesso. Che c'è? Ho fame. La pizza? E quanto formaggio. Ciao, bel dolce. E ciao, caramello. Credo di essere sazia. Domani comincio la dieta.
Ho dimenticato di nuovo tutto? Puoi prestarmi una penna? Dovrei averne una qui da qualche parte. Ecco. Grazie. E un foglio? Fammi vedere. Wow, grazie! Una bibita? Ma quante cose ha lì dentro? Ma dov'eri finito? Che strano! Dai, esci! Ma che cavolo! La sento! Era incastrata per benino! Grazie! Jared, tocca a te! A me? Ehi! Qui dentro? Che cosa mai? Wow! Gli ho salvato la vita! Jared? Non saprei dove sia! Wow, è incredibile qui! Sono pronta per iniziare la giornata! Ma devo lavarmi i denti! Aspetta un secondo! Manca qualcosa! Dov'è il dentifricio? Non è nel cassetto! Dove è andato? Ma come ho fatto a svanire? Non è qui! E neanche qui! È pazzesco! Se devo dirla tutta, sono contenta che non sia qui! Uffa! Ora basta! Mamma! Dov'è il dentifricio? Hai controllato nel cassetto? Ho controllato nel cassetto? È stato il primo posto in cui ho controllato! Ancora vuoto! Non c'è! Beh, non so cosa dirti! Mamma! Non è da nessuna parte! Oh, basta! Se trovo il dentifricio, sono cavoli tuoi! Oh, no! Mi sono sbagliata! Va bene! Dove hai guardato? Ho guardato ovunque! Non c'era! Il dentifricio non svanisce nel nulla! Sorpresa, sorpresa! È esattamente dove ho detto che era! Che cosa? Ma giuro che ho guardato dappertutto! Sì, come no? Uffa, ma non è giusto! Oh! Ho appena avuto un'idea geniale! Per prima cosa prenderò lo spazzolino da denti e staccherò la maniglia! Ora mi serve la pistola a caldo e metterò la colla sulla parte rotta, proprio così! Ora avrò bisogno del tubetto di dentifricio e metterò lo spazzolino da denti sul tappo! Perfetto! Ora non perderò mai più il dentifricio! È ora di lavarmi i denti! Ciao, dentifricio! Mi sei mancato! Ora basta pulirli finché non sono belli bianchi! Sì, sono proprio brava a lavarmi i denti! Fatto! Sputa e risciacqua! E ora lo spazzolino si mette via insieme al dentifricio! Ora sono pronta per iniziare la giornata! Oh, ma che bello avere un nuovissimo set di matite colorate! Ok, Blue, sei pronto per la sfida? L'arte è una questione di passione! E qui ho finito di spolverare! Sì, questo potrebbe essere il mio capolavoro! Oh no! Ho già consumato così tanto le mie matite! Come faccio a fare un capolavoro senza materiali? Aspetta! Cosa ha Madison? Una matita colorata! Nei suoi capelli! Bingo! Uffa, cosa? Eva, mi hai rubato la matita! Mi serviva per tenere legati i capelli! Sto cercando di pulire casa nel caso non l'avessi notato! Io voglio fare un capolavoro! Ma ho bisogno della tua matita! Non esiste! I miei capelli sono più importanti del tuo capolavoro! Ma Madison! Aspetta! Mi è appena venuta un'idea geniale! Aspetta solo di vedere cosa ci farò! Per prima cosa avrò bisogno di un temperamatite e affilerò entrambe le estremità! Perfetto! Proprio così! Ora mi serve un fermaglio! Questo andrà benissimo! È ora di tirare fuori la mia pistola!
Devo mettere la colla sulla matita. Basterà un goccetto. È ora di incollare la matita sul fermaglio. Un bellissimo arcobaleno! Anche se qualsiasi combinazione di colori andrebbe bene. Guarda, Madison, ora anche tu puoi fare parte del mondo dell'arte. Lo adoro! È così colorato! Grazie mille, Eva! Posso vedere il tuo capolavoro? Va bene, eccolo! Ma ti sono servite tutte le matite per fare questo? Lo so, è stupendo! Già, grande! Bella festa, eh? Adoro questa canzone! Oh, cocktail! Ma dai, c'è un ragazzo troppo figo laggiù! Quanto è figa questa cannuccia, sto benissimo! Balla con lui, vai! Oh, ehi! Ciao! Io, mi piace la tua cannuccia! Grazie! Balla con lui! Questa canzone è così bella! Ha una foresta sotto le ascelle! Ma dove è andato? Hai un po' di peli, sai, proprio lì! Oh mio Dio, che figura! Credo che ti serva anche un po' di deodorante! Questa caramella è proprio l'ideale! Prendi una candela e un cucchiaio di metallo. Accendi la candela, metti la caramella sul cucchiaio e aspetta che si sciolga. Mescola facendo attenzione che non bruci. Lascia raffreddare leggermente e poi applica sui peli superflui. E il gioco è fatto! Ecco la ceretta fatta in casa. Eccomi! Le caramelle hanno funzionato! Guarda, liscia come il sedere di un bambino! Dov'è il tipo, eh? E la cannuccia aveva delle pieghe, era incredibile! Che noia, chi ha bisogno degli uomini? Oh, sta per cominciare la lezione! Va bene, prendiamo le presenze! Vediamo l'elenco, chi c'è oggi? Kate, è presente? Sì, prof, sono proprio qui! Va bene, ti metto presente allora! Oh, ma dov'è Jennifer? Rischia di prendersi un ritardo! Forse dovrei chiamarla! La prof sta guardando! Questa è la mia occasione! Pronto? Jennifer, dove sei? La lezione sta per cominciare! Oh no! Ho dormito troppo, arrivo subito! Ci sarà qualcosa che posso fare per aiutarla! La stampante! Sì, può funzionare! La prof sta guardando! Ma era un gatto? Sì, credo proprio di sì! Ma cos'è? Non riesco a vedere! Ah, maledetti occhiali! Oh sì, è un gattino! Ma come sei tenero, amore dolce! È la mia occasione! Ok, devo stampare la faccia di Jennifer! Meno male, appena in tempo! E ora? Forbici, non deludetemi! Meno male che ho sempre saputo ritagliare bene fin dall'asilo! Perfetto, sembra che Jennifer sia qui! Ok, e ora il tocco finale! La foto di Jennifer sulla mia faccia! Oh, ma come sei tenero! Vieni qui, piccoletto! Ma aspetta! Accidenti! Non è un vero gatto! Che figura! Spero non mi abbiano visto! Oh, torniamo all'appello! Jennifer è presente? Presente! Bene, sei lì! Grazie, Jennifer! Phew, ha funzionato! Non ha capito che ero io! Bene, sono pronta per uscire! Che c'è? Per favore, portami con te! Ti prego, ti prego! Oh, ciao, mamma! Porta la tua sorellina! Che fastidio! Non è così che volevo passare la giornata! Controlliamo i messaggi! In ritardo? Non ci credo! Mi sta divertendo un sacco! Non la sopporto. Odio fare la babysitter.
Oh, la mia è finita. Ehi, dammi un po' della tua. Ehi, smettila. Cosa? Me l'hai versata addosso? Oh, scusa, mi dispiace. Ho appena avuto una grande idea. Mi serve solo una tovaglia. La tengo al centro e la taglio. Ora posso infilarla in testa. Non ho ancora finito. Le darò un certo stile. I fori sul lato servono per le braccia. Ora serve una cintura, tipo questa catenina. E come per magia, addio abiti inzuppati. Wow, sei bellissima così. Ehi, come va? Wow, sei fantastica. Questo colore mi fa venire voglia di baciarti. Che schifo.